quest'anno raddoppiamo, abbiamo quattro serate con quattro titoli operistici, una serata di musica e balletto, quindi il doppio dell'anno scorso, con, grazie al direttore francese che ha intercettato su mia indicazione un progetto del MIC di valorizzazione, un piccolo sostegno che ci ha permesso appunto di raddoppiare i titoli rispetto all'anno scorso. Siamo fiduciosi e siamo partiti appunto circa 15 giorni prima rispetto all'anno scorso. Adesso contiamo in una bella pubblicità per compensare questo piccolo contributo che è stato assegnato alla direzione regionale dei musei per poter affrontare tutte le spese di questa stagione lirica, ma diciamo speriamo, sicuramente speriamo bene. Benevento è città di tradizione lirica, si è persa quella continuità che c'è stata fino agli anni 90, contiamo di riproporla in avanti, però come già disse l'anno scorso, questo mio sforzo era per riportare la lirica da parte degli enti, dell'istituzione, non Musica Insieme, non Leonardo Quadrini, perché questo non è una cosa personalistica, una cosa presentata da un maestro. Io ci tenevo a ripresentare la lirica per far rientrare la lirica nel cuore dei beneventani, e nel cuore dei beneventani automaticamente nel cuore della politica. Quindi speriamo che l'anno prossimo ci possa essere un coinvolgimento maggiore, al di là della sovrintendenza, al di là della direzione regionale, al di là di Musica Insieme e del Ministero, anche di altri enti che certamente potranno supportare in base alla loro forza, alla loro capacità, alla loro disponibilità economica questa riproposizione. Quattro appuntamenti, si partirà il 25 con la Tosca. Sì, luglio. Sì, inizia con la Tosca, ma diciamo le tre serate sono vedranno tutte e tre opere pucciniane, perché celebriamo il centenario della morte di Puccini 1924-2024, la prima sera Tosca per la regia della signora Ricciarelli, che è stata qui anche il 2019, sempre sensibile a Benevento e a mie sollecitazioni, il 28 Suor Angelica di Puccini, che è un titolo in un atto unito all'altro atto unico famoso che è Cavalleria Rusticana, e in questa serata debutterà la regia una beneventana che è l'Indocone, e il 30 Madama Butterfly con note di regia di Alessandro Cecchi Paone, che anche lui debutta in questo ruolo di supporto e regista e si è dato disponibile per questa operazione a Benevento, perché lui è legato anche alla città, è stato tante volte, poi gli piaceva il teatro romano. Chiudiamo l'1 di agosto con i Carmina Burana, brano famoso corale, cantata scenica, in questo caso supportata dal balletto di Saverio Cotroneo, per finire in bellezza queste quattro serate della Lirica Benevento 2024.